Ciao ragazze, benvenuti sul canale. Allora, oggi voglio farvi vedere degli acquistini bio che ho fatto la settimana scorsa e che mi sono arrivati ieri pomeriggio. Allora, ho acquistato dal sito mondever.it, eccolo qui. Principalmente ho acquistato per avere per prendere i nuovi prodotti per la base di Alchimilla e in particolar modo ho acquistato il fondotinta numero 2. Eccolo qua. Poi ho acquistato la cipria Invisible, la cipria trasparente. Eccola qua. E poi il blush numero 1, il Velvet Blush numero 1, che è quello rosato malva. Eccolo qui. Allora, vi posso dire subito le mie prime impressioni su questi tre prodotti. Mi sono arrivati ieri, quindi io ieri pomeriggio mi sono truccata verso le 4 e mi sono andata a struccare ieri sera verso le 10:30 e erano anni, ma che dico anni, secoli, che non mi capitava una cosa del genere, e cioè struccarmi con il viso ancora perfettamente opaco. Quindi ragazze, ha una tenuta questo fondotinta, questa cipria, diciamo, questi prodotti per la base di Alchimilla davvero ottimi. Io per quanto riguarda i fondotinta compatti, in passato mi sono trovata sempre abbastanza male, parliamo sempre di fondotinta EcoBio, perché avendo una pelle mista grassa che tende a lucidare subitissimo, un esempio vi voglio fare, io con il puro bio dopo 2 ore divento una lampadina, cioè mi lucido tantissimo, avevo un attimo un po' di dubbi nell'acquistare questo fondotinta, però dopo aver visto il video di Giulia Cova e aver visto qualche swatch su Instagram, eccetera, ho voluto provare. Poi alla fine ho detto, se non lo utilizzo, se non va bene come fondotinta, per me magari lo posso utilizzare come correttore o come ritocco, magari durante la giornata. Invece devo dire, ragazze, che mi ha stupito positivamente, mi ha sorpreso davvero davvero in positivo, perché ha una tenuta eccezionale, copre benissimo, non c'è bisogno neanche di correttore, anche sulla zona proprio del contorno occhi e delle occhiaie non va nelle pieghette assolutamente. Io dopo ovviamente l'ho fissato con la cipria Invisible, la loro cipria, e ho messo il blush. Anche il blush mi è piaciuto tantissimo, però devo dire che bisogna dosarlo bene perché è molto pigmentato, quindi dovete, quando lo andate a prelevare col pennello, scuotere bene il pennello, soffiare sul pennello, perché sennò rischiate di fare la macchia di colore. Perlomeno su di me, essendo così chiara, ho dovuto, diciamo, dosarlo bene, sfumarlo proprio bene. Comunque sono degli ottimi prodotti, perché anche il blush è rimasto lì, non si è spostato, è eccezionale. Adesso oggi lo voglio provare per più tempo, perché mi sono truccata adesso questa mattina un'ora fa e voglio vedere fino a questa sera durante la giornata come si comporterà. Però devo dire che io anche ieri le mie 6 ore di tenuta opaca, diciamo, me l'ha fatta questo fondotinta, e io sono davvero davvero contenta. Ogni tanto mi andavo a specchiare e notavo proprio che i pori erano quasi spariti, cioè non si vedeva proprio il poro dilatato della pelle, non si vedeva proprio anche sulla zona del naso, qui ai lati, era proprio un effetto pelle perfetta, proprio un velluto, e poi non si sente, la cosa principale è che voi non lo sentite, non sentite questo effetto pastone. Io l'ho applicato in questo modo, andavo a prelevare con il dito, a scaldare un pochino il fondotinta e lo andavo a mettere sulla zona, poi lo stendevo bene con il pennellone, questo qui numero 3 di Puro Bio, quindi facevo una zona, lo andavo a stendere, poi facevo un'altra zona e lo andavo a stendere, e così per me è il modo per stenderlo, diciamo, proprio migliore per ora, diciamo, per quello che mi concerne non mi veniva la parola, scusate. Allora, poi ho acquistato l'acqua di rosmarino di L'Herbe di Janas, questo io lo userò come tonico viso, purificante, rivitalizzante, e sia come acqua, diciamo, per allungare lo shampoo, quindi come effetto rivitalizzante e rinforzante. L'acqua di rosmarino io in passato avevo acquistato quella di Bioefficina, però questi prodotti nuovi dell'Herbe di Janas mi incuriosiscono molto, e lo shampoo mi sta piacendo davvero tanto, quindi sono curiosa di provare anche altri loro prodotti, nonostante non abbiano un costo basso, però trovo che siano davvero efficaci.
Poi ho acquistato il siero viso riequilibrante di Bioficina Toscana, che sicuramente conoscerete tutte. Io in passato avevo utilizzato quello purificante e mi ero trovata bene. Adesso, siccome ho finito il primo ciclo di trattamento Sebolift di Domus Solia, per quanto riguarda la sera volevo utilizzare un siero a base acquosa che andasse a lenire, a disarrossare eventuali rossori, anche col fatto che arriva l'inverno, quindi è arrivato l'inverno, e quindi la pelle magari si arrossa più facilmente, quindi questo l'avevo acquistato per utilizzarlo la sera. Poi ho voluto provare di Puro Bio il loro primer in polvere. Questo è un primer da utilizzare sia sulla palpebra prima dell'applicazione di ombretti, matite, eccetera, e sia anche sul viso come opacizzante o come ritocco per durante il giorno. Vediamo come si comporta. Io con i prodotti Puro Bio non mi sono mai trovata benissimo, però per quanto riguarda i primer sono sempre molto molto curiosa. Questo era l'ordine che ho fatto da Mondever. Poi potevo non acquistare i nuovi pennelli della linea Crystal di Neve Cosmetics? Ovviamente no. Allora, ne ho acquistati 4 di tutta la linea. Questo è l'omaggio che avevo richiesto e che loro mi hanno mandato, mi hanno accontentato, cioè la cialda Newton. Eccola qui, che era dell'ultima collezione Mutation. Poi ho acquistato, allora, il Maxi Kabuki, che è questo qui. Allora, l'impugnatura è eccezionale, è veramente molto molto pratica, poi mi piace tantissimo l'effetto cristallo, diciamo, è bello bello bello. Allora, questo è un Maxi Kabuki adatto per fondotinta minerali, loro dicono ciprie e illuminanti. Io per fondotinta minerale non so se sia adatto, non l'ho ancora provato. Però siccome, sì, sono fitte le setole, ma sono anche molto molto morbide, penso che non faccia un effetto tanto coprente per quanto riguarda il fondotinta minerale. L'ho applicato come cipria, cioè come pennello da cipria, e per ora mi piace. Mi sono arrivati ieri, li ho lavati, questa mattina ho già fatto il trucco, diciamo, di oggi, e devo dire che li trovo molto 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 morbidi, non hanno perso un pelo, e anche dopo appena lavati li ho trovati molto molto vellutati, quindi sono buoni, per ora mi piacciono molto. Comunque questo io lo userei per la cipria principalmente. Poi ho acquistato quest'altro pennello che loro dicono sia adatto per blush, cipria e fondotinta. Io sicuramente lo utilizzerò e l'ho utilizzato questa mattina, infatti vedete che è un pochino sporchino, per fare il contouring, quindi per applicare il contouring nella zona, magari questa qui sotto lo zigomo, e per applicare l'illuminante. Penso che l'uso più adatto per questo pennello sia questo, insomma. Poi ho acquistato il pennello da blush, eccolo qui, che è piccolino. A me piacciono questi pennelli da blush un pochino più piccoli, perché si va proprio a definire bene la zona dove uno deve applicare il blush e poi magari lo va a sfumare con un Maxi Kabuki o altro. Quindi questo pure lo trovo ottimo, mi è piaciuto come prima impressione. E poi questo invece, che è il questo si chiama, non lo so come si chiama, il Crystal Shader per gli occhi. È un pennello abbastanza cicciottino, vedete questa laterale, è un pennello per applicare gli ombretti, per andare magari a applicare anche l'illuminante sull'arcata sotto o nella parte diciamo nell'interno dell'occhio. E l'ho trovato anche ottimo per sfumare leggermente la matita sull'attaccatura delle ciglia, e anche sotto penso che sia adatto. Io questa mattina non l'ho messa sotto, comunque penso sia un buon pennello per questi usi. Bene ragazze, io ho finito con i miei acquisti. Ditemi voi se conoscete questi prodotti, se avete curiosità, se li avete provati, e ci sentiamo giù nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!